sono cresciuta sentendo parlare di Valpolicella, di Amarone e di Recioto. Sono Anna Grazia Bolla, prima nipote di Alberto Bolla, che è stato il fondatore dell'azienda, e la prima figlia di Giorgio Bolla, che ha portato la Bolla alla massima espansione. Era un enologo, un profondo conoscitore di vino e un appassionato di vini di eccellenza. L'Amarone a quell'epoca era un vino che veniva utilizzato nelle famiglie, ma non a livello commerciale. Mio padre portò avanti questo progetto che sembrava un sogno irrealizzabile. Dopo parecchio lavoro poté, diciamo, imbottigliare questo vino che aveva bisogno almeno di 3 anni di invecchiamento. Questa bottiglia di Amarone era stata ideata proprio perché potesse essere un regalo duraturo nel tempo per gli 80 anni di suo padre, e mise in bottiglia il primo Amarone della Valpolicella, che venne offerto al padre in questa giornata, alla presenza di tutta l'azienda e di tutta la famiglia, con grande commozione di tutti. L'annata 2020 è stata per noi un'annata molto particolare e molto emozionante. Abbiamo raggiunto infatti il traguardo delle 70 vendemmie di Amarone. 70 vendemmie sono per noi un motivo di grandissimo orgoglio, sono 70 anni che interpretiamo la Valpolicella, 70 anni di esperienza di appassimento e di vinificazione di uve di Amarone. Chiaramente una grandissima passione per il nostro lavoro, sul quale poggiamo ancora oggi la nostra identità. Dal 1950 ad oggi tanto tempo è trascorso e la cantina, la Bolla, chiaramente nel tempo ha saputo rinnovarsi, ha saputo interpretare anche il gusto del consumatore moderno, che sta diventando sempre più appassionato e sempre più esigente in fatto di sapori del vino. Da 70 anni la nostra missione è quella di continuare ad essere ambasciatori dello stile e del gusto italiano nel mondo.